È un anno che ti porto nel cuore, che batte più forte se grido il tuo nome. Angioletto, sempre con noi. È stato questo lo striscione apparso all'esterno del Pala del Mauro nel giorno del ricordo di Angelo De Angelis, un ragazzo, un tifoso, ma soprattutto un figlio della nostra Erpinia che è volato in Cile lo scorso anno a soli 38 anni. Uno striscione affisso dai fratelli di Mille Battaglia, gli original fan della Scandone. Angelo era un grandissimo appassionato della Scandone, la seguiva in casa e in trasferta. La sua scomparsa è ancora un vuoto incolmabile per tutti i parenti e per tutti gli amici, che lo ricorda con affetto, la sua bontà e il suo carattere mite. Lo scorso 20 luglio, in occasione del suo 39esimo compleanno, i suoi compagni di viaggio gli hanno dedicato un murales bellissimo all'esterno del Pala del Mauro, a testimoniare l'amore nei confronti di Angelè, sì, perché così lo chiamavano tutti. Un ricordo speciale è arrivato anche dalla Sandra Abate, che oggi vive in condominio con la Scandone Avellino il Pala del Mauro. Il capitano Massimo Abate ha depositato un mazzo di fiori bianchi, come la purezza di Angelo, nel posto in cui Angelo tifava la sua Scandone. Un ricordo incolmabile nel giorno del dolore, ma soprattutto nella voglia di ricordare un ragazzo mite e buono che ci ha lasciato troppo presto.